Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, per la prima volta in assoluto, vedete Xiao in una veste strana. Direte voi perché, ragazzi, siamo su Roblox. Incredibile ma vero, sì, voglio iniziare questo viaggio gigante insieme a voi. Perché Roblox in realtà è un gioco che mi è sempre interessato, mi è sempre piaciuto, però non ci ho mai effettivamente fatto dei video. Oggi andremo ragazzi a fare quello che mi riesce meglio: rubare. E quindi andremo a vestirci nei panni di un criminale schifoso maledetto per un giorno, per qualche ora, insomma. Rapineremo una banca, vi farò vedere il mio nascondiglio da criminale, che in realtà ce l'ho ma devo ancora arredare, quindi lo faremo insieme. Chiaramente non possiamo andare a fare una rapina in banca con la maglietta degli Stray Kids, quindi dovremmo cambiarci. Prima però prendiamo la nostra bellissima macchina, andiamo nel nascondiglio e facciamo tutto. E questa è la mia macchina. So che molti di voi staranno pensando: Xiao, ma scusami, fa schifo. Senti, la mia macchina è bellissima, ok? Non ti permetterò di insultarla. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, sperando che la polizia non ci becchi questa cosa, perché mi sa che il monopattino è un pochettino... chi c'è là? Bella banca da rapinare quella. Lì c'è lo stupido che sta lavorando. Con una pistola veramente gli spacco la testa. Però non è arrivato il momento. Prima vi devo far vedere il mio bellissimo nascondiglio. Che direte voi: scusami Xiao, ma perché stai andando da Starbucks? Non ve lo posso mostrare, sono un ladro, quindi ci vediamo direttamente lì. Direte voi: Xiao, ma fa schifo il tuo nascondiglio, ma che nascondiglio è? Questa è solo una copertura, perché se io clicco questa lampada, adesso spunta il vero nascondiglio. Chiudi, signore e signori, ecco a voi il nascondiglio del criminale Xiao. In realtà è un po' messo male, però sedendoci qua ragazzi possiamo vedere praticamente le telecamere. Questo è il nostro obiettivo, cioè il bunker della banca. Qui dentro ci sono tutti i bei soldoni che chiaramente noi dobbiamo andarci a prendere. Ma non sarà così facile, perché chiaramente ragazzi, noi in questo momento abbiamo tipo hackerato le telecamere della polizia. Ma ovviamente, come potete vedere, lì c'è lo sceriffo schifoso maledetto che sta lavorando al computer. Quindi si presuppone, chiaramente, se la banca funziona, che rischiamo di essere arrestati. Quindi io questo fucile lo odio, non lo voglio, mi fa pure schifo, pure a me mi fa schifo sinceramente. Qua ci sono esplosivi, cose. Dobbiamo organizzarci. Per prima cosa io vi direi: cambiamo outfit, perché penso che non sia proprio il caso di andare vestiti così. Ok ragazzi, allora ho tolto la collana, perché forse magari la collana con il cuoricino potrebbe risultare un po' troppo carina, quindi magari potrei farmi quasi prendere in giro. Poi ho messo questa maglietta tutta nera. La giacca non la tolgo, perché in realtà fa pure pandan, visto che è bianca e nera e per i ladri è perfetto. Adesso dobbiamo mettere i pantaloni, che in realtà penso vadano bene di jeans strappati, però secondo me magari proprio qualcosa di completamente nero, in modo tale raga che siamo letteralmente tipo mimetizzati proprio nell'ombra. Esatto, pure le scarpe tutto nero ci mettiamo, anche se voi in realtà lo vedete grigio dal video, ma vabbè. Visto che non dobbiamo farci riconoscere, perché sennò sono cavoli nostri, dobbiamo chiaramente mettere una maschera. Ovviamente la maschera da bandito, perché noi siamo questo. Ok, però io direi ragazzi che ci siamo, pure che ci abbiamo i capelli bianchi, quello purtroppo siamo ladri, non possiamo farci niente. Io direi di arredare un pochettino la nostra stanza, non che in realtà serva più di tanto, però se si può fare. Allora intanto, per prima cosa, io direi di prenderci una bella pistola, ok? In modo tale che già almeno possiamo minacciare quello schifoso banchiere. Dopodiché ci servirà anche una borsa ragazzi, per i soldi. Perché dobbiamo caricare i soldi nella borsa, la dobbiamo riempire di soldi. Proprio dobbiamo uscire ricchi sfondati. Dopodiché ragazzi, salendo, secondo me la cosa che ci conviene fare è mettere dei cosi tipo laser. In teoria dovrei fare tipo così, ok? In modo tale che praticamente riusciamo a individuare i nemici schifosi se ci beccano, cioè se entrano qua dentro. Quindi anche la polizia che magari ci viene a fare un raid o robe del genere. Metterei anche una telecamera che non si vede assolutamente qua. Quindi tipo così. Esatto, così almeno tipo riusciamo a vedere quegli schifosi maledetti che vogliono entrare. Detto questo ragazzi, direi che siamo pronti. Abbiamo la pistola, la prendiamo in modo strano. Sì, ma possiamo sparare? Siamo pronti. La pistola funziona. Quindi io direi che è arrivato il momento di andare a fare questa bellissima rapina. Ma attenzione ragazzi, attenzione. Stiamo senza armi, ok? Stiamo senza armi. Allora siamo qua allo Starbucks Coffee.
dobbiamo andare in quella schifosa banca per andarci a prendere chiaramente tutti i soldi che si trovano al piano di sopra. Ora c'è un banchiere che sta lavorando, ma ricordiamoci che la stazione di polizia in questo momento, ragazzi, è attiva. Quindi vi direi un attimo di fare un giro quasi tipo ricognitore. Allora c'è lui che lì sta lavorando, è da solo, si sta facendo le sue cose al computer e lui è da solo. Quindi potremmo in realtà approfittarne, però chiaramente potrebbe chiamare la polizia e farci arrestare, e noi non vogliamo. Ragazzi, prima di continuare col video vi volevo ricordare che è uscito il mio primo libro, Il Mago Xiao e la ricerca della fonte suprema. Ragazzi, il libro uscirà ufficialmente il 21 marzo in tutte le librerie d'Italia, ma sul link in descrizione, sul primo commento in primo piano, è già possibile preordinarlo su Amazon. Vi dirò pure di più, il 25 marzo sarò a Milano in corso Buenos Aires 33 per fare il primo firmacopie del libro, quindi se siete di Milano e dintorni mi raccomando venite. E vi dirò anche un'altra cosa: se lo preordinate prima dell'uscita e inviate lo screen del preordine a questa mail libroxiao@gmail.com, vi ricordo che vi comunico che potete vincere un premio che io stesso vi spedirò a casa, quindi mi raccomando fatelo. E vi ricordo anche che dal 31 marzo al 2 aprile sarò al Romix di Roma anche per fare il firmacopie, quindi mi raccomando venite, facciamo foto, cose, ci divertiamo tutti. Continuiamo col video. Allora, qui ci sono due banchieri. Chi è l'uomo X? Scusatemi, ma prima c'era solamente lo sceriffo. Chi è questo pazzo adesso qua dentro? Ok, bene. Allora, quindi queste due persone potrebbero tecnicamente darci la caccia. Sapete cosa vi dico io? Che a me non me ne frega assolutamente niente, perché tanto, raga, sono stupidi. Hanno appena visto passare uno che c'ha una maschera, vestito da ladro, e letteralmente non gli hanno detto nulla. Quindi a questo punto direi andiamo a fare la nostra bellissima rapina. Allora, entriamo qua dentro. Siamo noi tutti tranquilli, raga. Noi dobbiamo agire da persone che non hanno fatto nulla. Ok, qua si entra, tranquilli. Salve, buonasera. Ah, salve, ma perché è così piccolo? È la Gringot, è un hobbit quest'uomo? Vabbè, non capisco. Allora, guardi, io devo chiederle una cosa. Mi saprebbe dire per caso dove si trova il bunker con tutti i soldi? Non posso riferire queste informazioni. Ho capito, magari se glielo chiedi in questo modo. Mani in alto. Dimmi dove sono i soldi! No, cosa? Niente cosa! Io te l'ho chiesto con gentilezza! E ora ti prendi la pistolata in faccia se non mi porti subito dove sono i soldi! E lo so che si trovano al fianco di... Che ha fatto questo? Perché ha spento le luci? Guarda che ti sparo, non ho problemi, sono pure più grosso di te, eh? Portami dove sono i soldi, dai, sbrigati! Portami al bunker! Portami al bunker! Hai visto? Guarda che prende la carta per aprire le porte! Portami al bunker! È inutile che corri a giro, vai! Devo mettergli paura, ragazzi, eh? Ecco. Apri sta porta. Ehi, ma mi hai chiuso dentro? Apri! Ok, grazie. Allora, apri il bunker. Voglio vedere quanti soldi ci sono qua dentro. Aprilo. Allora, se tu non la vuoi aprire, ho capito, io la faccio esplodere. Vattene via, t'ammazzo! Oh, che caspita ha fatto? Ha suonato l'allarme, sto schifoso. Porca miseria, raga, dobbiamo prendere i soldi. Raga, dobbiamo prendere i soldi, soldi. Come si prendono? Come si prendono? Non li so prendere. Ok, raga, abbiamo preso i soldi. Dov'è quello? Oh, sbrigati! Che fai? Ti butti dal balcone? Vedi di aprire qua, sbrigati, va! Ragazzi, dobbiamo scappare, madonna, arriva la polizia. Fatemi prendere la macchinina. Allora, ok. Allora, io non vedo assolutamente tracce di polizia. Ma perché mi stai inseguendo quello? Oh, te ne devi... Oh, te ne devi andare! Te ne devi... Maledetto, vieni qua, vieni. Raga, dobbiamo scappare, se ci becca la polizia alla fine. Dobbiamo scappare. Il bank vault si chiuderà tra poco. Oddio mio. Ok, allora raga, dobbiamo riuscire a non passare dalla finestra, quella principale, senza farci prendere dalla polizia, perché questa è la prima rapina che facciamo. Quindi dobbiamo non farci prendere. Dobbiamo tornare allo Starbucks Coffee, che è praticamente, raga, accanto alla banca. Oh cavolo. Raga, c'è la polizia lì, porca miseria. Speriamo che non mi vedano, madonna, speriamo che non mi vedano, raga, devo correre. Madonna, io sono pure un idiota che passo davanti alla centrale, porca miseria. E mo quelli se ne vanno alla banca, palesemente. Ok, devo riuscire a seminarli, magari da qua non mi vedono. Forse, non lo so, forse mi stanno inseguendo, ho paura. Aiuto, raga, non lo so. Fermi tutti un attimo. Ah, raga, se non mi faccio vedere, sono a posto. Ah, lì c'è la polizia che si è appena fermata alla banca, perché quel maledetto schifoso, raga, ha suonato l'allarme. Ok, se mentre entrano io non mi faccio vedere... Oddio mio. Raga, allora, se io faccio... Allora, devo fare il giro.
Raga, devo fare il giro. Guarda. Allora, se io faccio il giro, in teoria dal bunker ci posso entrare in modi diversi. Quindi in teoria, magari non dentro al campo da calcio, ok? Io posso entrare dal bunker in modi diversi. Tipo da qua, in teoria ci posso entrare. Vediamo. Devo uscire da qua però. Madonna, se mi vedono è la fine. Ok, vediamo. Sì. Eccolo, vai, 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 andiamo al bunker, andiamo al bunker. Ok, raga, allora, siamo al bunker. Nessuno ci ha visti. Raga, sentite la polizia. Ho paura. Fermi, via, 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 via la pistola. Ok, tanto non sanno dell'esistenza del mio bunker. Ok, prendiamo i soldi, raga, e li mettiamo qua. Ok, soldi conservati. Ragazzi, allora, ci eravamo dimenticati di mettere ovviamente un ATM, che è il bancomat, per depositare chiaramente i soldi, perché altrimenti... Niente, quindi ok. Allora, wait un secondo, lo mettiamo qua. Ok, perfetto. Ok, raga, ci ho messo tutti i soldi dentro. Ottimo. Adesso c'è un problema. Voi pensate che questa cosa è finita, ma no. Perché quel maledetto, raga, sa come siamo fatti. Quindi dobbiamo riuscire a rapirlo e a chiedere un riscatto. Allora, ragazzi, sto uscendo da qui, dobbiamo stare tipo mega attenti perché potrebbero vederci. Vediamo. Fermi tutti. Ok, vedo ancora la macchina della polizia. Raga, lo stanno portando via, mi sa. Lo stanno portando via perché probabilmente dovrà fare tipo il mio identikit. E quindi tipo, raga, lo stanno portando in centrale. Ma raga, dobbiamo rapirlo quel maledetto. Dobbiamo far sì che lui non se la canti. Ok, allora, fermi tutti. No, raga, non mi dite che devo entrare dentro la centrale di polizia per rapirlo. Questo è un bordello. Aiuto, come farò? Come farò? Come farò? Allora, fermi tutti. Allora, fatevi prendere un secondo la mia macchinina innanzitutto. Ok, allora la centrale è praticamente qua dietro. Quindi immagino che ora adesso loro lo interrogheranno. Eccolo, infatti lo stanno interrogando. Allora, di base, se lui ancora non ha parlato, io comunque sono un cittadino qualunque. Quindi in realtà loro non sanno attualmente come sono fatto. Ok, raga, lo stanno interrogando. Bene, io sono un cittadino proprio tranquillo, tranquillissimo. Voglio provare a spiarli per vedere cosa stanno dicendo. No, raga, non ci posso credere, porca miseria. Guardate nella cosa dei fuggitivi. Ma mi hanno già identificato, sanno come sono fatto. Porca miseria, ora che caspita devo fare? Come faccio a rapire sto maledetto? Come faccio a rapire sto maledetto? Ok, raga, allora, in questo caso l'unica cosa che possiamo fare è cambiarci totalmente gli abiti, perché altrimenti... Arrivederci proprio. Quindi siamo tipo dei signori proprio vestiti noi, raga, precisi, puliti, tranquilli. Ci togliamo la maschera perché noi non abbiamo nulla da nascondere. Noi non abbiamo niente da nascondere. Ci mettiamo degli occhiali. Mi metto la maschera, quella che mi metto io solitamente, perché c'è il COVID, ok? E noi siamo dei ragazzi che ci tengono alle persone, ok? Siamo tranquilli, siamo dei bravi ragazzi e noi non facciamo male a nessuno. Ok? Vi direi, raga, a questo punto, mentre che ci siamo, che ci cambiamo pure i capelli, ok? Mettiamo magari questi, raga, per ora. E vabbè, sti cavoli, anche se non sono rossi, non è un problema. L'importante è che non sappiano chi siamo. Ok, allora adesso sto schifoso, raga. Io vi dico cosa dobbiamo fare. Aspettiamo che esce dalla caspita di cosa. Aspettiamo che esce. Raga, lo prendiamo e ce lo portiamo a casa, ve lo dico io. Banchiere, guarda maledetto. Sta uscendo. Madonna, raga, lo uccido. Lo uccido. Ok? Tanto la polizia qua non mi vede. Seguiamo del maledetto. Oh! Brutto schifoso che non sei altro! Che hai fatto? No, è inutile che corri! C'è la hai la pistola puntata, se non ti fermi sei morto! Se non ti fermi sei morto! Mani in alto! Mani in alto! Che caspita hai fatto? Io ti ho salvato la vita, io non ti ho voluto uccidere, e tu che hai fatto? Mi hai venduto con la polizia. Adesso sai che fai? Tu vieni con me subito. Vieni qua, eccoci. Perfetto, ragazzi, portiamolo direttamente all'interno. Ma cosa, aiuto polizia? Nessuno ti può salvare, è inutile che gridi, maledetto schifoso. Mo sai che faccio? Dalla tua banca schifosa, andiamo nel mio nascondiglio, perché tu non sai, caro mio, tu non lo sai che io ho fatto... Tempo fa dei buchi all'interno della tua banca schifosa per entrare e rubarti tutto. Ecco. E fare letteralmente il collegamento preciso nel tuo bunker. Mo' vedrai. Perfetto, perfetto. Tu ovviamente non hai visto niente e ti dirò pure di più. Non vedrai più nulla perché rimarrai nel mio nascondiglio per sempre e avrai la tua tomba lì dentro, caro mio. Avrai la tua tomba. Mi dispiace. Mi dispiace, caro ragazzo. Ti sei giocato troppo presto le tue carte. Ok, scendi. Scendi o t'ammazzo. Scendi o t'ammazzo. Bravo, stai fermo. Scendi qua dentro. Scendi qua dentro. Bravo, perfetto, tutto chiuso.
Bene, da oggi, amico mio, questa sarà la tua nuova casa. E se non ti piace, ti dirò pure di più. T'ammazzo col fucile. Vuoi scommettere? Ecco, no, regala niente, regala. È stato bello. Ciao a tutti.